sono sport vicinissimi, ecco perché si usano gli stessi attrezzi, tutto quanto. Però ma io continuo a dire che Berger è un fondista con la carabina in spalle, perché ha delle percentuali di realizzazione molto molto basse. Ma infatti lo vediamo anche comunque dai tempi, vabbè, magari è sui tempi degli altri, però tanto di cappello, perché comunque lo vediamo sciare bene. Ecco, una cosa che non vedo qui, che va al miglior tempo, ma non è che abbia buttato giù secondi dopo secondi in questo suo essere primo dopo 2000 metri. Questo sì, però ecco, ad esempio io, secondo me questo atleta ha i bastoni troppo alti, probabilmente nel bimbo, che ho anche notato sinceramente ieri per Natalie Santer, l'ho proprio visto, e io credo che sia proprio una caratteristica dei biatleti usare i bastoncini un po' più alti, anche però perché loro avendo la carabina, poi magari ci potrebbe esserci qualcuno che dice ma questo è assolutamente sbagliato, però è una mia idea, secondo me con la carabina sulle spalle è una sciata, invece senza è un'altra, e il fatto di avere i bastoncini così alti gli aiuta a stare un po' più dritti. Ecco, sui bastoncini si legge sulla stampa di oggi, stampa in senso generale, intanto Yannick Karnejenka che va al 13° chilometro, quasi finita per lui la fatica di questa gara. Karnejenka ai 13 chilometri, dopo 9 chilometri era in testa proprio ancora Karnejenka con 10 secondi di vantaggio su Johannes Eder, adesso siamo più in là al chilometro 13,2 dove Karnejenka potrebbe aver raggiunto Johannes Eder, o quantomeno potrebbe averlo avvicinato di moltissimo, tanto che Eder forse non è ancora transitato, sì sta è transitato adesso al 13,2 Johannes Eder, 32,34 il suo tempo, farà un po' meglio, anzi decisamente meglio, 24 secondi per Karnejenka, che ha sempre avuto dal suo punto di vista il punto di riferimento dell'austriaco. Stavo parlando, non mi ricordo più di cosa, quindi, i bastoncini, stavamo parlando, ah sì, il discorso di Arianna Follis e i suoi bastoncini, l'altezza dei bastoncini li vorrebbe più alti Marco Selle, proprio per un miglior assetto di sciata dell'atleta valdostana, che ricordiamo sposata con Alessandro Biondini, la dinastia dei Biondini di Frassinoro, Tonino Biondini è stato un grandissimo, tra l'altro è stato qui a Sapporo nel 72 a quei giochi olimpici, in quell'edizione l'Italia dello sci di fondo andò male, fu Tonino Biondini un punto di riferimento e di congiunzione tra l'Italia di Franco Nones e l'Italia di Giulio Capitanio, che poi è stato, ed ecco Vegard Ulvang, un altro mito, adesso fa il dirigente della Federazione Internazionale dello Sci proprio per lo sci di fondo, Vegard Ulvang, norvegese. Dicevo che Tonino Biondini è stato in quella fase di congiunzione tra Franco Nones, De Florian e via così, e altri come Giulio Capitanio, che poi nella parte finale di carriera sciò con Maurizio De Zolt, tra l'altro Giulio Capitanio che è lo zio, e rimaniamo tutto in famiglia qua, che è lo zio di Fabio Mai, di Schilpario, altro bergamasco che ha smesso alcuni anni fa. Fortissimo atleta, tra l'altro. Simpatico come pochi, che salutiamo. Secondo te siamo riusciti a buttarlo giù dal... Sì. Ma tra Silvio Fauner e Fabio Mai si diceva che fossero molto pigri, per loro la sveglia suonasse molto molto tardi, chissà se oggi è suonata per vederla. Però io sono sicura che io ho sempre ammirato tantissimo tutti e due, in modo particolare Fabio Mai, perché vabbè, più o meno abbiamo la stessa età, un anno di differenza, ma lui è un atleta molto molto forte e anche tra l'altro tanto tanto simpatico. Sì, è uno che in spogliatoio era sempre pronto alla pacca sulla spalla, molto bravo, la battuta. Esatto, sempre faceva molto gruppo lui. Ecco, stando ai dopo avrebbe raccolto meno rispetto al suo talento, ma poi le carriere vanno avanti, ha raccolto comunque molto. Le carriere vanno avanti, ha portato a casa un paio di medaglie d'argento in staffetta in campo olimpico. E adesso comunque ci stiamo avvicinando al gruppo dei migliori, e per quanto riguarda i bastoncini di cui parlavamo prima, guarda, lì sono cose secondo me molto individuali, però una cosa che posso dire, vabbè, sono passati 5 anni da quando ho smesso, però le cose non sono cambiate poi così tanto per quanto riguarda i materiali, e io personalmente sono partita da una misura abbastanza alta di bastoncini, per quanto riguarda la tecnica libera, e sì, poi man mano li abbassavo, e addirittura sono arrivata ad usare da 145 centimetri, usavo i 140 centimetri. Ma sei diminuita tu la tua statura? No, li ho abbassati perché abbiamo capito, poi insomma io cercavo anche sempre di guardare chi andava forte, guardavo magari le russe, la Martins, che comunque era un'atleta molto vincente, e loro vedevo che avevano dei bastoncini rispetto a me più bassi, ma perché comunque più sono bassi riesci anche con molta forza nelle braccia a caricare e a spingere, e quindi lì è una cosa un po' individuale che devi sicuramente provare in
allenamento, se non provi allenamento certo, poi in gara non devi cambiare assolutamente. Non si può arrivare ai campionati del mondo a rivoluzionare un assetto. Intanto vediamo il transito per qualcuno al traguardo, Yevgeny Kashevoy, ma l'arrivo del bielorusso che abbiamo seguito in testa in tutta la parte della, questa parte di gara. Intanto qui siamo con Dzugolsak che prova a migliorare il tempo di Lars Berger. Ecco, Lars Berger non è partito come un ossesso questi due chilometri iniziali, molto vicino a Kashevoy, mentre siamo vicini all'arrivo di Johannes Eder e di Lianet Karnejenka. E qui siamo con il numero 65, Dzugolsak, il canadese. Dicevamo dei cinque italiani, Christian Zorzi è un trentino, fiamme gialle, ed ecco l'arrivo. È arrivato Johannes Eder che fa 36-48-3. Poco dietro arriva Lianet Karnejenka che va subito a scalzarlo dal primo posto, è diventata tormenta quasi bufera. Credo che il vento sia fastidioso e chiedo lumi anche a Elisabetta Caporale che sta a bordo. Vento un po' fastidioso, sì, perché comunque chiaramente trasporta la neve in maniera più fastidiosa, viene addosso. Freddo? Anche stando vento freddo, dico? Sì, sì, magari a volte è stato più freddo senza la neve, il fatto che nevichi comunque alza leggermente la temperatura, però se questo freddo è molto fastidioso credo lo sarà moltissimo per chi sta sciando. E adesso la partenza del 77, Diego Ruiz. Intanto sta passando qui Lars Berger, lo vediamo sciare, sinceramente a me piace come scia perché è molto rilassato, ecco, ha una sciata particolare sicuramente, però comunque... Scia molto lungo. Sì, molto molto lungo, lui è anche alto, quindi insomma è più facile sciare lungo. Non però, di grandi frequenze. No, esatto, però comunque lo vediamo sciare bene. Intanto prima è partito uno spagnolo, gli spagnoli che da quest'anno sono allenati da Gianfranco Pizzo, che fino all'anno scorso è stato allenatore della squadra nazionale femminile. E qui partenze, abbiamo George Gray del Canada. Lars Berger si sta avvicinando allo stop del cronometro ai 5,7 km e meglio sapremo interpretare la sua gara. Qui Michal Malak, Slovacchia, si avvicina con un tempo sotto i 5 minuti o qualcosa sopra, qualcosa sotto. E allora Lars Berger ha il miglior tempo ai 2 chilometri con un margine di pochi secondi, un paio, 2,5 sulle Anet Karnejenka. Michal Malak adesso è in terza piazza, Slovacchia, poi Yevgeny Kashevoy, Kazakistan a 8,2 secondi, Johannes Eder, Austria, con un tempo di 9,9 secondi superiore, poi Dzugolsak del Canada. Ecco, per fortuna la gara per la maggior parte del percorso è nel bosco, quindi in mezzo agli alberi, per cui il vento, ecco, non si sente così, così tanto. Sì, va al miglior tempo. Esatto, ci sono dei pezzi magari qui nella zona del traguardo dove, come diceva Elisabetta Caporale, sicuramente il vento dà molto fastidio, però per fortuna poi si sta abbastanza al riparo. Andrà al miglior tempo con un margine di mezzo minuto, grosso modo. Pietro Pillar-Cotter, berrettino giallo. Un po' cambiato quello solito, campione del mondo in carica, questo atleta. Grazie a questo fatto l'Italia può schierare 5 atleti. Come lo vedi? Sì, lo vedo concentrato. Concentrato, ma questo è importante, insomma, è da lui. Poi, guarda, tante volte, proprio per esperienza, vedevo quando uno non era, se non eri tanto Berger concentrato, è perché non è che non fossi convinto, ma magari non pensavi così tanto alla gara. Invece il fatto di essere Kellner al miglior tempo, nervosi, concentrati, come ha detto anche l'altro giorno Christian Zorzi, beh, insomma, è importante. Intanto attenzione perché adesso comunque la nevicata si sta facendo fitta, è aumentato di nuovo un pochino il vento e adesso sì che al di là del vento sarebbe stata una situazione da bel mondo. Il vento ti avrebbe dato ancora più fastidio proprio per la tua leggerezza. Sì, però vabbè, quando nevicava mi piaceva tantissimo, non dimentico Ramsau dove nevicava fortissimo, si vedeva niente, però insomma mi piaceva molto. Ma al di là di quello che volevo proprio dire che speriamo non continui così, ma invece vada via appunto questa nevicata, perché se dovesse essere per tutto il tempo, insomma, potrebbe dare un pochino fastidio. Intanto siamo non lontani dai migliori, partenza adesso è quella di Alexander Lazutkin della Bielorussia. Lazutkin, Bielorussia.
Intanto vediamo che qui gli atleti allora passano prima a fare a punzionare gli sci, cioè significa che gli mettono, marchiano lo sci, scrivono il numero con un indelebile, e poi vanno avanti, viene messo il transponder, ho già spiegato ieri che serve appunto per rilevare i tempi nei vari passaggi. Bene, ma poi anche per la differenza dei decimi, centesimi, e poi ecco l'atleta va avanti, viene dato un sacchettino dove può mettere gli indumenti e poi l'atleta li lascia al massaggiatore o alla persona che li accompagna alla partenza e vengono portati poi dagli organizzatori nella zona dell'arrivo, in modo che quando arrivano possono cambiarsi subito. Bene, Kreuzeloch che porta a casa il quarto tempo, 3 secondi e 1 da Markus Hellner, lo svedese che ha fatto il miglior tempo. Vedere Kreuzeloch pensare alla Polonia mi fa venire in mente alcune considerazioni sulla gara di domani, in cui, ecco, solitamente in prima frazione, la frazione più a rischio per l'Italia della 4x5 femminile, intanto Yevgeny Koshevoi pronto ad avvicinare il tempo di Karneyenka, 23.08 per il bielorusso, 23.04 per il kazako, e qui la partenza del primo italiano, Christian Zorzi, campione olimpico di staffetta, campione del mondo di staffetta sprint. Intanto si vede come gli atleti fanno fatica qui, perché proprio c'è un vento incredibile, la neve ti viene addosso e fai veramente molta molta fatica ad andare avanti, anche se sei forte, se sei alto, però questo non importa perché il vento comunque ti è contrario e ti spinge. E qui parte Sergej Dalidovic, dopo i 5 giorni di stop per l'emoglobina troppo alta, comunque superiore ai 17.0 di limite, altro controllo dell'emoglobina, controllo anche antidoping, tutto a posto, e quindi il bielorusso va a partire. Stavo dicendo che mi veniva in mente Justyna Kowalczyk, vedendo Janusz Kreuzeloch, che l'ipotesi tattica della gara di domani solitamente accade, mentre vediamo con l'88 Devon Kershaw canadese, solitamente accade che nelle prime frazioni, tanto al maschile che al femminile, delle staffette ci siano, possano esserci quei grandi atleti delle squadre non altrettanto grandi che possono portare scompiglio, sono un po' le schegge impazzite che provocano un andamento tattico diverso e che fanno sì che già la prima frazione sia tiratissima. In linea di massima domani, beh, la Slovenia, Petra Majdic, quindi non ha squadra. L'Estonia potrebbe non averla. La squadra, e quindi stavo ovviamente pensando alla due volte campionessa olimpica Schmigun, quindi tanto Katti Lakowski. La Francia ha solo 3 atlete e oltretutto in questo momento non mi pare che Philippot sia in grandissima condizione di forma, oltretutto in tecnica classica, per portare scompiglio. Che altre squadre ci sono? Beh, la Kowalczyk non ha squadra, quindi la Polonia. Ecco, potrebbe esserci Katarzyna Neumannowa, ma la Cechia ha comunque un po' di velleità di far bene, e in quel caso meglio avere Katarzyna Neumannowa in coda rispetto ad una frazione iniziale, ecco, dove se ci fosse potrebbe sì buttare un po' per aria i disegni tattici. Quindi nella prima frazione, che come tutte le altre misura 5 km, sarebbe una, se ci fosse del tatticismo, del controllo, sarebbe una prima frazione, diciamo, per ritmo inferiore ai 5 km, nel senso che comincerebbero ad andare forte, o potrebbero cominciare ad andare forte. Eccolo qui Einar Bjørndalen, il norvegese, 9 volte campione del mondo e 5 campione olimpico di biathlon, che va a far funzionare gli sci. Oggi prova a vincere il primo titolo mondiale anche nello sci di fondo, quest'anno ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo in questa disciplina. Gian Andrea Bundi, intanto l'atleta di Poschiavo, svizzero, si avvicina ai 2 km dove Markus Hellner terrà il primo posto. Ecco, dicevo che questo andamento eventuale delle cosiddette schegge impazzite potrebbe non esserci, perché le grandi atlete che non hanno altrettanto grandi squadre potrebbero o non partecipare o, come Katarzyna Neumannowa, essere in una frazione chiusura per far meglio andare complessivamente la squadra. 13° posto per Gian Andrea Bundi. Intanto adesso la nevicata si fa un pochino più fitta e vediamo che è partito l'altro italiano, Fabio Santus, col numero 92, e poi subito dietro appunto Valerio Checchi. E qui c'è un campione del mondo, Axel Teichmann, che va a funzionare gli sci, campione del mondo, più volte campione del mondo, lo era già stato in Valle di Fiemme, sempre sembra una sfinge, non fa mai trasparire emozioni. Axel Teichmann, campione del mondo della 15 più 15 km, intanto Alexander Putsko si avvicina a 2/3 di gara, 9,5 km per lui per fare meglio di Yevgeny Koshevoi. Si resta ancora con Karneyenka e la bielorusso in seconda posizione, Jose e Johannes Eder in terza piazza. Gli italiani, dicevo, sono 5. Christian Zorzi, atleta finanziere, è di Moena in Valle di Fassa, Trentino,
punto di partenza della marcia longa di Fiemme Fassa quando ci sia innevamento regolare per tutti e 70 km. Numero 86 per lui, numero 92 per Fabio Santos, un bergamasco di Gromo, divide con Renato Pasini un gruppo, un fan club, e divide anche un sito internet, Fabio Santos, che è un carabiniere. L'anno scorso fece bene nella 50 km di chiusura dei giochi olimpici, ma ebbe il danno di un bastoncino spezzato nel momento decisivo, e anche da rincorrere essendo stato coinvolto in una caduta nella parte iniziale. Vediamo se Puzko va a 22 secondi dal leader attuale. Santos è un carabiniere. Col 93 c'è Valerio Checchi, che è il più meridionale della squadra, continua ad esserlo assieme all'abruzzese Biagio Di Santo, che non fa parte della squadra A, fa le lunghe distanze, fa altro. Intanto il campione olimpico della 15 più 15 km, Yevgeny Dementiev sta facendo una grandissima stagione quest'anno di Coppa del Mondo, ma ha dovuto stare fermo per 5 giorni proprio per livelli di emoglobina superiori al 17.0. Dicevo di Valerio Checchi, questo giovane laziale di Subiaco, provincia di Roma, che gareggia per le Fiamme Gialle. Poi col 98 ci sarà un altro carabiniere, Giorgio Di Centa, il campione olimpico e della staffetta e della 50 km a tecnica libera con partenza di massa. Giorgio Di Centa, la famiglia dei Di Centa, Andrea prima, che è il fratello grande, che non poteva avere una grande carriera per un incidente stradale che gliela bloccò quella carriera, ma è stato comunque bravissimo il capostipite della famiglia, al di là del papà che aveva trasferito la, oltre che i consigli tecnici, Gaetano Di Centa, anche la grande passione. Dicevo che Andrea Di Centa ha trasferito il tutto alla sua squadra, alla Aldo Moro di Paluzza, società intitolata non tanto al grande statista ucciso dalle Brigate Rosse, ma per questo caso di omonimia, ad un ragazzo che faceva sci di fondo, che era proprio del posto di Paluzza in Carnia. Poi Pietro Pillercotra, numero 102 di Sappada, bellunese, ed è a sua volta carabiniere ed è il campione mondiale in carica di questa distanza e di questa formula. Vediamo Lars Berger arrivare a due terzi di gara. Sì, adesso intanto vediamo appunto che qui le piste sono molto larghe e quindi non ci sono problemi, perché a volte, ecco, intanto è partito Giorgio Di Centa in questo momento, e dicevo appunto il fatto che ci sono molti atleti in pista e tante volte devono superarsi uno con l'altro, però dato che sono molto larghe non ci sono dei problemi. Intanto qui vediamo il passaggio di Lars Berger, è una pista molto molto dura che impegna tantissimo gli atleti. In queste salite lo vediamo che comunque si comincia a sentire la fatica, perché rispetto al primo giro è molto molto meno pimpante qui. Siamo a 9,5 km e la cosa bellissima è vedere che uno come Lars Berger, uno dei migliori al mondo, riesce a dare poco più di un minuto a un non vedente, ad un cieco quasi totale, legalmente cieco si dice in Nord America, proprio perché viene considerato dalla legislazione, quindi dalla possibilità dei contributi dal punto di vista sociale, un atleta, un uomo che non vede, e quest'uomo che non vede prende un minuto e mezzo poco più in 10 km da uno dei migliori al mondo. Intanto, a proposito di migliori al mondo, con il numero 100 rotondo rotondo parte adesso Petter Northug, il futuro si dice, ma anche il presente, attenzione. Intanto abbiamo visto prima dietro Lars Berger che c'era un atleta, si alzava gli occhiali, perché dato che c'è questo vento insieme unito alla nevicata, a volte può dare fastidio, magari anche al sudore non riesci più a vedere dove vai, però qui la visibilità diventa veramente molto importante, perché comunque diventa difficile riuscire a concentrarsi in tutte le cose. Intanto parte Nikolaj Pankratov, qui c'è Tobias Angerer, secondo l'altro giorno nella 15 più 15 km, anche se nella parte finale è sembrato un po' soffrire, è un atleta che ha comunque anche la grande volata. Oggi conterà assolutamente nulla avere la grande volata, perché non c'è il confronto uomo contro uomo, ma c'è il confronto uomo contro cronometro. Ragionavo su Nikolaj Pankratov, che è questo atleta russo che, come Dementiev, intanto la partenza del campione del mondo in carica, lo si riconosce da questo pettorale arancio, pettorale rosso, il campione del mondo dell'edizione 2005, Oberstdorf in Baviera, in Germania, il punto più meridionale della Germania in assoluto. Anders Södergren, si presenta anche lo svedese che avrà da raccogliere probabilmente qualcosa in questa gara, e stavo raccontando di Nikolaj Pankratov, completata la trafila dopo essere stato controllato con un livello di emoglobina eccessivo superiore al 17.0, rientra in gara. E l'altro atleta che può tornare in gara è l'ex vice campione del mondo, arrivò secondo in gara in
ai campionati del mondo di FIEM 2003 e Jack Mae, l'estone, a questi campionati del mondo per un infortunio che gli ha ritardato la preparazione in questa stagione, non si è presentato Andrus Verpalu e qui c'è Ivan Batory. Al chilometro 2 continua ad essere in testa Marcus Hellner della Svezia, davanti al norvegese Marcus Berger, 2 decimi, poi Leonid Karnejenka regge quindi il bielorusso, Janusz Krenzelok il polacco, Michal Malak a Slovacchia, Nikolaj Cebotko, qui intanto la partenza per Ivan Batory, Nikolaj Cebotko del Kazakistan, ancora nessun italiano è transitato ai 2 chilometri. No, è passato Christian Zorzi e il fatto che abbia 14 secondi di ritardo rispetto al primo può essere un primo campanello d'allarme. Eh sì, questo, sai, magari questi atleti partono, ognuno ha il suo modo di partire. Sono passati in 3, Fabio Santos 41esimo con 23 secondi di ritardo, stesso tempo anche per Valerio Checchi, 23 secondi di ritardo. Diciamo che Fabio è uno che viene fuori alla distanza, ma Christian Zorzi o ha voluto essere volutamente controllato, intanto pare sia partito anche Alexandre Rousselet, il francese con il numero 95, si è partito, era annunciato non partente ed invece partente regolarmente e anche transitante ai 2 chilometri. Rousselet pur con un discreto ritardo di 20 secondi però è davanti a 2 italiani su 3 di quelli transitati sul punto. Sì, dicevo che ognuno ha appunto il suo modo di partire, c'è chi parte velocissimo, tutto sparato subito, c'è chi invece magari ha visto la pista, sa che le condizioni sono difficili, che la pista è molto dura, allora parte leggermente un po' più piano per poi aumentare verso la fine. E qui c'è Martin Koukal, è già stato campione del mondo su distanza lunghissima, la 50 chilometri della Valle di Fiemme in tecnica libera, Martin Koukal, Cechia. Una giornata molto diversa rispetto a quella di oggi perché c'era, certo, un bellissimo sole, le condizioni. E si augura che questa sua giornata sia diversa anche da quella dell'altro giorno perché era caduto proprio nella, sì, parte iniziale della 15 più 15 km e sembrava si fosse fatto anche piuttosto male. Ecco, qui intanto vediamo che c'è un tecnico che pulisce appunto le solette delle scarpe di, cioè le solette, le scarpe degli atleti, perché è importante mettersi gli attacchi ma avere le scarpe pulite senza neve, altrimenti potrebbe anche succedere che perdi proprio lo sci e quindi queste procedure sono necessarie. Parte Sergei Shiryaev, un grande salto di qualità per tutta la squadra russa quest'anno e per qualcuno anche nome nuovo come, o quasi nuovo come Alexander Lekkov, Shiryaev uguale, adesso parte Ule Einar Bjørndalen. Ai 2 chilometri in testa Marcus Hellner davanti al suo connazionale, un ritardo di 2 decimi per Berger su Hellner e adesso, ecco, a me Bjørndalen. Personalmente piace moltissimo la sciata di questo atleta e scia bene sia con la carabina ma anche senza, lo vediamo molto agile, molto, molto veloce, molto, molto leggero. Leggero e bello, poi bello. So anche che insomma è un atleta, ma come tutti gli altri d'altronde, che si allena tantissimo, che ha sempre molta voglia di fare e che si mette anche sempre. Nordhug è partito piano, Può anche essere che, proprio perché adesso è proprio tormenta di neve, i numeri bassi siano stati rispetto a questi avvantaggiati a tal punto che Lars Berger, che è partito con il 55, con un numero che solitamente non ti dà vantaggi anche perché hai i relativi punti di riferimento, possa essere stato avvantaggiato perché intanto aveva percorso un po' di chilometri prima che infuriasse a questi livelli la tormenta di neve. 25 secondi, quindi un ritardo piuttosto grosso per... fin qui per Peter Nord, ecco, Sommerfeld intanto. Vorrei spiegare appunto per chi magari non è esperto di queste gare e che appunto, ma perché potrebbe essere più lenta adesso la neve, perché nevicando così tanto si forma appunto sulla pista quel leggero strato, quei pochi centimetri di neve e magari lo sci viene improvvisamente rallentato. Intanto qui vediamo un atleta che probabilmente è un po' in ritardo, sì, a entrare dentro, non vediamo, è la prima volta che gli capita, lo vediamo molto agitato. Questo non è sicuramente bello perché poi devi stare più tranquillo possibile, ecco. Christian Hoffmann, un altro che intanto attenzione a questo passaggio, vediamo il tempo per cortesia. Indietro in classifica, 15 secondi sono recuperabilissimi, sì. Però l'analisi che si faceva potrebbe essere, sì, anche, sì, effettiva, cioè chi è partito con i numeri, sì, bassi in questo momento sta godendo di migliori, ha goduto prima di migliori condizioni rispetto ad adesso ed ha già percorso qualche chilometro senza la neve depositata sulla pista che facesse da freno. Sì, è già successo altre volte, ecco, appunto dicevo che ci sono magari quei pochi centimetri di neve, cos'è successo? Che potrebbe essere successo che i tecnici hanno preparato gli
gli sci i materiali per un certo tipo di neve, hanno fatto una scelta di con un certo tipo di sci, con delle strutture particolari, magari improvvisamente si mette a nevicare e cambia tutto. Non lo so, questo io mi auguro di no veramente, quindi aspettiamo di vedere anche gli altri passaggi. Abbiamo visto prima concitato Vincent Vitoz, immagine probabilmente registrata, ma registrata non tanti minuti fa, e poi l'abbiamo visto un attimo fa cercare di riscaldarsi al meglio, partirà tra 3 minuti Vincent Vitoz, mentre con il 114 c'è Franz Göring che ha preso il posto di Jens Filbrich, e oggi la squadra tedesca si gioca anche le 4 frazioni della staffetta. Tanto tanti arrivi. E vorrei sottolineare una cosa molto interessante, che cioè interessante ma non bella sicuramente, che se si guardavano prima le partenze e si guardano adesso, si vede quanto la neve freni lo sci, quanto la neve anche ha reso i movimenti più lenti. Ma perché? Perché sicuramente si è rallentata. Intanto all'arrivo c'è sempre Leonid Karnejenka, il bielorusso, in testa con un vantaggio sull'austriaco Johannes Eder di 22 secondi e mezzo. Terzo è Yevgeny Koshevoy del Kazakistan a 52 secondi, e c'è il quarto posto per Song Tao Wong, cinese, a 2 minuti e 10. Quinto posto per Lefteris Fafalis. Siamo con lo svedese Södergren, Anders Södergren, altro bel pattinatore. Tante volte sarebbe meglio per tutti gli atleti, cioè per tutti, per quelli che partono dopo, che nevicasse già dall'inizio. Lo sai già, ti alzi al mattino, vedi che nevica e sei col cuore in pace, provi i tuoi materiali e vai via con quelli che appunto ma sono i migliori. Ma al di là dei materiali invece, che sarebbero stati eventualmente da cambiare, mentre sei Evgeny Dementiev, diciamo che Lars Berger ha potuto percorrere una parte di gara con una nevicata non ancora così fitta. Sì, ma anche perché poi è una cosa che senti proprio tu atleta, senti che questo po' di neve ti frena gli sci, e quindi anche i tuoi movimenti sono automaticamente diventano comunque più lenti. Tanto Berger verso la parte finale di gara, oggi Berger con queste condizioni potrebbe anche vincere. Attenzione che potrebbe anche scapparci la vittoria di Berger, che sì, migliora rispetto ad atleti non di grandissimo nome come Leonid Karnejenka, 50 secondi il vantaggio, ma potrebbe anche vincere rispetto a tutti questi migliori. Axel Teichmann intanto vediamo partire Axel Teichmann. Come abbiamo già detto nei giorni precedenti, è una sciata particolarissima, molto in piedi, sembra addirittura quasi rigido, però ha una forza nelle braccia e nella parte superiore del corpo che è incredibile. Alexander Lekhov, quest'anno grandi progressi per lui, che è secondo in classifica generale di Coppa del Mondo, terzo nella speciale classifica di distanza. Questa si segue per l'ordine di partenza. Il primo nella classifica sulla distanza, quindi depurata dalla classifica di Coppa del Mondo, la classifica delle sprint, il primo parte per ultimo, e qui Olenar Bjørndalen, che ha un tempo piuttosto alto. Tempo piuttosto alto, più alto praticamente di tutti gli italiani. 25 secondi, non è un partente esagerato, è uno parte piuttosto controllato, relativamente controllato. Qui c'è Vincent Vitoz, il penultimo a partire, e poi toccherà Tobias Anger, il tedesco. Quando le condizioni sono così non è molto bello, non è gara regolare, non è regolare, vengono sfalsati un po' i risultati. Per carità, quelli che vanno forte sono comunque bravi, però purtroppo questo è lo sport, questo è lo sci di fondo, e tante volte succedono anche queste cose. Porta all'aria aperta intanto Tobias Angerer, già secondo nella gara di 15 più 15 chilometri, quest'anno il dominatore della stagione di Coppa del Mondo, tanto che sembra aver già vinto la Coppa del Mondo 2006-2007. Mi viene da pensare a un paragone un po' con la Formula 1, è come quando tu parti con le gomme da asciutto e poi improvvisamente si mette a piovere, solo che qui c'è un problema, a differenza della Formula 1 che puoi cambiare le gomme, qui invece assolutamente non puoi cambiare i materiali in gara, uno soltanto in caso di rottura, ma altrimenti non puoi farci niente, quindi purtroppo a volte magari chi è in questi casi i primi non hanno avuto la pista, non hanno avuto assolutamente la pista con la neve cadente, invece gli ultimi purtroppo se la devono portare fino al traguardo. Ecco, al di là di questo fatto dell'assetto dell'auto gommata per un certo tipo, parliamo di Formula 1, di asfalto ad altro, si potrebbe ancora di più paragonare, visto che stiamo parlando di motori, ad una gara di quelle che un tempo appassionavano
della velocità in salita, c'era la Cesana Sestriere, esistono ancora la Mendola, la Trento Bondone o altre, dove chi è partito con numeri bassi ha potuto percorrere la gara con l'asfalto più veloce. Lars Berger è potuto partire, eccolo Berger, con ancora, già stava nevicando, ma non nevicava così fitto e quindi la pista non era egualmente rallentata come risulta adesso. Oltretutto stiamo parlando di un grande atleta, sì, Lars Berger. Un grande atleta e comunque qua però poi vediamo man mano che passano, sembra proprio addirittura che la neve continui ancora a rallentarsi, anche perché non dimentichiamo che prima passavano tanti atleti, mentre adesso ci sono gli arrivi, quindi c'è anche poca gente che gira in pista e quindi ancora di più la neve che scende viene mossa di meno. E non vedo addetti alla pista che la puliscano. No, assolutamente, anche perché non è previsto, sì, sì. Questa cosa assolutamente. Arriva Lars Berger, attenzione che, strano a dirsi per un atleta con il numero 55, potrebbe addirittura vincere, ma quantomeno arrivare in zona medaglia. Carne Jenka ancora lì col suo bravo 36-25 al primo posto, c'è ancora mezzo rettilineo opposto e poi tutto il rettilineo d'arrivo per Lars Berger che andrà al primo posto. E tanto c'è il passaggio anche qui al traguardo di Pietro Piller-Cotter, mi piace molto come sta sciando e sembra che vada forte, ecco, poi lo vedremo dai tempi. Comunque insomma ha già preso un atleta davanti a lui e quindi speriamo in bene. E allora Lars Berger, potrebbe essere una gara da medaglia la sua, approfittando anche delle condizioni della nevicata che lo hanno fatto sciare in tranquillità in una prima parte e poi come tutti gli altri sotto la tormenta, ma nel frattempo aveva già percorso diverse centinaia di metri per non dire chilometri. Lars Berger va nettamente in testa in questa parte, adesso il suo tempo farà da punto di riferimento per tutti, ha dato 36 secondi su al bielorusso Leonid Karneyenka, il terzo posto di Johannes Eder a 58 secondi e 3. Qui abbiamo Yevgeny Dementiev, tempi tutti superiori ai 5 minuti per gli atleti che in teoria dovevano essere i migliori. Se pensiamo lui a Guarda, se pensiamo Berger... Dementiev con Jolt Antal o Alexandra Rousselet alle prese con Jolt Antal, veramente c'è da rabbrividire, visto sì. Che i valori in teoria non sono questi. Però i conti sono presto fatti, perché Lars Berger è partito col numero 55. Prendiamo come esempio Pietro Piller-Cotter, è partito col numero 120, quindi 26 minuti dopo, e aveva già fatto più di metà gara Lars Berger, quasi senza la nevicata. Cominciato a nevicare anche 20 minuti, diverso tempo prima della partenza, sì, di Pietro Piller-Cotter, ma almeno 10 minuti, ecco, se li ha portati a casa. 10 minuti. Almeno, sì, almeno. E sono buoni, 10 con, minuti. Già sono, nevicava, ma non così forte. Sono quasi 5 chilometri. Sì, sì. E qui c'è Axel Teichmann che finisce lontanissimo. Per ora, certo, 2 chilometri. Un 89esimo posto per lui, Teichmann, mancano... un paio di atleti, tre anzi, Lecoff, Vitose, Angerer. Lecoff è subito qui, 44esimo posto dopo 2 chilometri, tra poco daremo proprio la classifica complessiva. Marcus Hellner, Svezia, in testa con 2 decimi di vantaggio. Ed eccolo qui Lars Berger, vediamo se carpiamo qualcosa, nulla. Mentre qui siamo con l'ultimo, il penultimo partente, cioè Vincent Vitose, che arriva ai 2 chilometri, tempo superiore a quello di Christian Zorzi, quello di Pietro Piller-Cotter, addirittura a quello di tanti giapponesi. E che comunque è già stato un segnale il fatto che Christian Zorzi non abbia avuto un tempo tra i primi quando è arrivato lì. Tu stesso hai detto, ma è strano che Christian Zorzi non sia un po' più avanti, e questo era già un segnale del fatto che la neve fosse comunque così lenta. Gara davvero condizionata da questa nevicata, non tanto da questa nevicata, dal fatto che sia cominciato a nevicare così fitto dopo un po'. Tobias Angerer, e poi chiudiamo con il secondo chilometro, anzi andiamo subito. Il miglior tempo è per Marcus Hellner, Svezia, secondo Lars Berger, Norvegia, a 2 decimi, Leonid Karneyenko, Bielorussia, a 2,7. Andiamo con nomi importanti, è difficile trovarne nella prima parte, nomi, grandi nomi nella prima parte della classifica. Ecco, il primo grande nome è proprio Christian Zorzi, che prende 14 secondi ed ha un 19esimo posto. Poi c'è Pietro Piller-Cotter, che sta andando bene rispetto ai grandissimi. 29esimo con 15 secondi, questo al passaggio dei 2 chilometri. Altri nomi importantissimi, allora Shiriaev 37esimo, Södergren 38esimo, con ritardi sull'ordine dei 20 secondi. Poi Dementiev 41esimo, Angerer 42,
Lecoff 45, Dicenta 47, Santos 49, Checchi 49, pari merito. Eccola la classifica che scivola. Altri grandi nomi, Göring 56, Göring che aveva approfittato di una situazione simile a quella di Lars Berger proprio in occasione della gara di Oberstdorf del Tour de Ski, da lui vinta. Poi c'è Ulenar Bjørndalen, 63esimo, addirittura due decimi davanti al ceco canadese di cui si parlava, ceco ipovedente, diciamo così, Brian McKeever, che vede molto molto poco. E qui questo Markus Hellner a sorpresa, che è in testa dopo due chilometri. Altri nomi, Vincent Vitoza 70esimo, Iggy Magal 68esimo, Jonier 67esimo, Vitoza 70, Pankratov 75, Hoffman 77, Liefers 79, che viene dalla vittoria di Davos in Coppa del Mondo a pari merito proprio con Vincent Vitoza. Altri nomi importanti, Koukal 87esimo, Teichmann 92esimo, Martin Larsson addirittura 98esimo, quindi hanno veramente pagato questa situazione di partenza di percorrenza con tanta neve. Vediamo se riusciranno a rimettere qualcuno di loro in sesto la gara. Al chilometro 5-7 Lars Berger è davanti, intanto il passaggio proprio di Ulenar Bjørndalen. Lars Berger è davanti con 20 secondi su Markus Hellner. Comunque è incredibile, magari chi non prova non può capire quanta fatica, quanto senti frenare gli sci in queste condizioni. È incredibile, ecco, prima li senti scorrere, li senti andare via bene, poi improvvisamente è come se avessi il freno tirato, ecco, e questa è la stessa situazione, cioè come se ci fosse qualcuno che ti trattiene, perché proprio lo sci non scorre. 23esimo al chilometro 5-7, mentre qui vediamo Markus Hellner in zona 13 km, a chilometro 5-7 Pietro Pillerkotter 23esimo con un ritardo di addirittura 50 secondi su Lars Berger. Irrecuperabili ormai, assolutamente irrecuperabili, perché parliamo di un grande campione Lars Berger. Oggi fortunello davvero, sì. Mentre vediamo Markus Hellner che prende parecchio terreno da Lars Berger. È una gara assolutamente falsata questa, perché insomma bravissimo. 143, chi vince, 45 ma... Zorzi, 46 Nordhug. Dei grandi nomi. E qui un minuto di ritardo e 29esima posizione per Ulenar Bjørndalen sul suo due volte compagno di squadra del biathlon e compagno di squadra del, in questo caso, dello sci di fondo, del leader Lars Berger. 23esima è Pillerkotter, 29esima è Ulenar Bjørndalen. È saltato un po' tutto per aria a causa della nevicata che è arrivata, diciamo, così fitta quando la gara era già in corso e quindi ha favorito qualcuno, soprattutto i primi numeri, e in questo caso soprattutto un grande nome come Lars Berger. E adesso le condizioni, anche se appunto adesso la nevicata è un po' meno fitta rispetto a prima, intanto vediamo qui il passaggio di Pietro Piller, che comunque lui lo vediamo che è molto pimpante, lo vediamo sciare benissimo, però purtroppo, sai, quando sotto senti che c'è qualcosa che ti frena, diventa veramente molto molto pesante. Passaggio di Pietro Pillerkotter ai 7 km e mezzo, dove attualmente è 17esimo, 1,19, cresce il margine di svantaggio su Lars Berger. E qui René Sommerfeld, l'impressione è che Lars Berger andrà a vincere. Ai 5-7, dove sono passati già in molti dei big, Berger ha 20 secondi di vantaggio su Markus Hellner. Ecco, mi viene in mente una cosa che ormai è impossibile, per carità, però bisognerebbe che fosse adesso la partenza, adesso di tutti, allora sì che le condizioni sarebbero uguali. Però purtroppo, anche se dovesse smettere improvvisamente di nevicare, non cambia niente, perché tanto ormai la neve c'è sulla pista e frena proprio. Vediamo Frude Estil con un tempo superiore a quello dei primi 10, finisce dietro ad atleti di secondo piano come il giapponese Göring. Adesso si opta per il suo tempo, è già superiore a quello di Franz Berger e sarà superiore, ed è superiore anche a quello di Karnejenka e di Hellner. C'è Botko, il partito col 71, l'atleta del Kazakistan, uno dei primi degli atleti bravi. Il primo bravissimo in assoluto è stato proprio Lars Berger, che quindi ha potuto approfittare di questo regalo delle condizioni meteo. Pillerkotter 23. Franz Göring passa al 28esimo posto ai 5 km e 7. La gara così.
Sì, purtroppo, cioè, c'erano tantissime aspettative, sicuramente sia prima di tutto da parte degli atleti, perché comunque loro li abbiamo visti in questi giorni, stavano bene, erano in ottime condizioni, però purtroppo quando cioè non è causa degli atleti il fatto che questo sia un risultato così un po'... È pista più lenta e questo ha fatto tutto, pista più lenta da un certo punto in poi, e tra l'altro quando è transitato Lars Berger al secondo chilometro, siccome la neve aveva già cominciato a crescere di intensità, davamo appunto per relativa la velocità del norvegese, che aveva solo 2 secondi e mezzo di vantaggio su Leonid Karnejenka, che invece aveva potuto percorrere quei primi 2 chilometri praticamente senza neve o quasi. Però la neve di lì in poi è cresciuta ulteriormente di intensità, dando una mano a Berger, che è più forte di Karnejenka e degli altri. Intanto Anders Södergren. Intanto anche qui vedo il passaggio di Ole Einar Bjørndalen nella zona del traguardo. Questi come chissà Pietro... come faranno a fare le squadre di staffetta. A questo Ma punto. Infatti era una domanda che mi ponevo anch'io, e poi attenzione a Hellner. Ci tenevo a sottolineare che comunque chi se ne intende vede che questi sono dei grandi campioni. Come bisogna comunque Pietro analizzare Pini, poi gli altri. Analizzare risultato per risultato. Parlo dei connazionali per inserire questo piuttosto che quello in staffetta. Certo, Berger a questo punto avrà il posto in terza frazione. Certo. Assicurato quasi, attenzione a Hellner che arriva comunque bene, Karnejenka secondo, Johannes Eder terzo, ecco, vedi a volte come funziona. Il fatto di non avere punti fissi, punti di riferimento per essere stato castigato e quindi essere stato squalificato per doping ha fatto il suo vantaggio. Eder in questo momento è terzo, rimane terzo. Ma penso che Hellner questo sia l'unico vantaggio, però altri sicuramente non ne hai. E comunque, a parte questo, ma io non userei appunto come punto di riferimento la gara di oggi, penso nemmeno tu, ecco, come allenatore, no, vero? Assolutamente, perché, però insomma, qui c'è un titolo mondiale da assegnare, viene assegnato. Intanto Piller Kotter è 23esimo al chilometro 5-7, 24 Alexander Legkov, che ancora si batte. Intanto la nevicata è stata di pochi minuti, però è stata talmente fitta che ha cambiato subito le condizioni della pista, perché adesso invece si sta alzando e ha smesso anche un po' il vento. Saranno favoriti quelli che sono in pista. Ma sai, Vitoso, questa è un'immagine emblematica. Si è ritirato. Vitoso è un'immagine emblematica, non solo si è ritirato, ha preso e ha buttato via intanto Pietro Piller Kotter. Sì, sì. Era già arrivato in ritardo alla punzonatura, quantomeno non troppo vicino, proprio per avere i giusti tempi per la concentrazione, per il riscaldamento e un po' con il cuore in gola. Era forse già accaduto qualcosa di questo suo ritardo e poi assolutamente niente da fare per la gara, e quindi ha preso gli sci, li ha buttati via. Vediamo Pietro Piller Kotter, Rai 9 km e mezzo. Mi dispiace, cioè fa male vedere come ad esempio uno come Pietro Piller, come sta sciando bene, il ritmo veloce che ha, però sai che non è causa sua il fatto che sia così indietro, e questo vale per tutti gli altri. Tobias Anger, Rai 5 km e 7. E poi sai, è ovvio che Pietro Piller Kotter, siamo un po' più in là. Abbiamo visto Vitto buttare in quel modo gli sci, purtroppo a volte ti viene questa rabbia, perché dici magari tu prepari tutto l'anno questa gara, o come nel caso ad esempio di Pietro, campione del mondo e così via, però ti trovi a dover combattere con un inconveniente come questo. Ecco, la grande nevicata, ricordiamo, ha sicuramente modificato i valori in campo. Lars Berger dà interviste, probabilmente già da campione del mondo Vincent Vitoz ha deciso di dare forfè. Sì, che per i francesi finora assolutamente sono stati dei mondiali negativi, perché finora i francesi sia negli uomini che nelle donne non sono ancora andati bene, a parte Karin che non è raffreddata, quindi non è in ottime condizioni, però peccato anche per loro. Arriva Janusz Krenzelok, finisce per ora, dovrebbe essere 12esimo lo sprinter polacco. Ecco Christian Zordi, sembra che lui spinge, però sembra che gli sci vadano a rallentatore. Oltretutto proprio in quel punto c'era pazzesco, anche molto vento. Sì, contro. Sì, ma poi lo vedi che queste per un atleta sono le condizioni peggiori che possa trovare. Ecco, quelle sono le condizioni che tu speri sempre che non ti capitino mai.
L'arrivo di Janusz Krenzelok. Allora al traguardo c'è Lars Berger che dà già interviste, probabilmente da campione del mondo, un vantaggio nettissimo su Leonid Karnejenka, Bielorussia, a 36 secondi, 35,8. Poi Johannes Eder a 58 secondi e 3. Questa gara potrebbe anche essere la pietra tombale per questo tipo di gara, le gare a cronometro, proprio perché il cronometro presenta questa ipotesi di vantaggio per uno e svantaggio per gli altri in base alle condizioni meteo, ancora di più in una situazione ballerina, bizzarra come questa delle colline attorno a Sapporo, Shirahata Yama, Sapporo stessa, dove il tempo cambia da un momento all'altro. Johan Olsson intanto, passaggio ai 13,2 km per lui, proprio dove c'è anche Christian Zorzi che sta puntando, ha perso 2 minuti Christian Zorzi rispetto al leader di questo trenino. Sì, insomma, mi viene da pensare anche per ad esempio Valerio Checchi, che aveva questi problemi al ginocchio, sicuramente questa pista è diventata molto dura, la neve pesante, quindi sicuramente Olsson sta andando bene. Speriamo che non gli abbia magari affaticato un po' troppo il ginocchio, ecco. Sta andando bene lo svedese relativamente a questo gruppo di atleti. Adesso ecco lì nevica meno anche allo stadio, a un certo punto era tormenta in precedenza, gara dai valori come si diceva falsati dalla nevicata, perché non è nevicato per tutti uguale, e la nevicata, la neve stessa depositata, neve fresca sul tracciato ha rallentato qualche atleta, non rallentandolo per lo stesso numero di minuti e lo stesso numero di chilometri, altri quelli partiti con i numeri più bassi, tant'è che su 120 atleti, 121, l'atleta che probabilmente vincerà questo titolo mondiale sarà il numero 55, il fortissimo norvegese Lars Berger, che oggi ha pescato il jolly. Sì, sai, anche ad esempio a Ramsau, ai mondiali di Ramsau, nevicava tutti i giorni, c'era tormenta, però le condizioni erano uguali per tutti perché non ha mai smesso di nevicare, e quindi sia il primo che l'ultimo si trovano nelle stesse condizioni, invece qui purtroppo è andata così e... Dicevo che questo potrebbe essere la pietra tombale per questa formula del cronometro, alla quale si preferisce sempre di più la partenza di massa. Io continuo a chiedermi perché ancora la FIS, oltretutto dirigenti anche avveduti, anche con un piglio rivoluzionario, ecco intanto Leinar Bjørndalen dal punto di vista dello spettacolo, non tornino a optare per la vecchia formula del Gundersen, cioè l'inseguimento. Jörg Kapol viene in mente, che si è inventato assieme a Vegard Ulvang la formula del Tour de Ski, che sicuramente è perfettibile, però è sicuramente rivoluzionaria da tanti punti di vista rispetto alla mentalità dello sci di fondo. Ed invece questa gara, che viene ritenuta la più antica, diciamo affascinante anche proprio per questo, proprio perché intanto sta transitando Giorgio Di Centa, il campione olimpico della 50 km, diciamo che le gare di pragelato nella mass start cosiddetta, nelle gare in linea, tutto sono state fuorché spettacolari, con delle volate alle quali si è rimandato tutta la decisione di gara. Intanto al 9,5 è messo Benino, vista la situazione, Pietro Pillar-Cotter è 12esimo a 1 minuto e 39, diciamo che sono 40 secondi dalla zona podio. Intanto vediamo qui dalla postazione che Lars Berger viene intervistato, viene appunto acclamato da tutti, perché probabilmente, è il nuovo campione del mondo. Probabilmente sì. È il nuovo campione del mondo, con molta molta fortuna, un atleta comunque formidabile, ma che le cose sono andate non per il verso facile da pronosticare, lo si evince intanto Christian Hoffmann, che arriva ai 10 chilometri. Lo si vince dalla classifica attualmente a traguardo, Lars Berger, Norvegia, con 35 secondi 8 di vantaggio. Può non fare una grinza, nel senso che Lars Berger è un atleta che aveva già sfiorato la medaglia in condizioni regolarissime 2 anni fa a Oberstdorf, quando ci fu oro e argento Italia con Pietro Pillar-Cotter e Fulvio Valbusa. Tanto Hoffmann prende 2 minuti 8 da Lars Berger. Secondo posto poi, ecco, gli altri atleti sono questi che fanno sorridere: Leonid Karnejenka, bielorusso, secondo; Johannes Eder al rientro alle gare dopo la squalifica per doping, l'austriaco a 58 secondi e 3, quarto Markus Hellner, Svezia a 1,23. Questo è il risultato al traguardo. Intanto volevo chiedere a te, ecco, cosa ne pensi tra Lars Berger e Leinar Bjørndalen in condizioni normali, secondo te tra i due chi? Nello sci di fondo? Sì, no, oggi. Oggi, in condizioni normali, oggi è una bella lotta, perché sono due grandiosi sciatori di fondo. Lars Berger, io dico sempre che è un fondista, eccolo,
un fondista al quale hanno messo una carabina in spalla. Intanto arriva Pietro Pillar-Cotter, transito per Pietro Pillar-Cotter, dicevo, hanno messo una carabina in spalla e infatti i suoi, le sue percentuali di realizzazione nel colpire i bersagli non sono esagerate. Ulener Bjørndalen è un biatleta adesso diventato completo, una volta era soprattutto un fondista con buone percentuali di realizzazione ma non altissime, ed è bello da vedere, difficile da capire, proprio due anni fa, dipende dal periodo di forma, due anni fa nel duello uno contro uno vinse Lars Berger con Ulener Bjørndalen che arrivò a ridosso dalle prime 10 piazze. Intanto Pietro Pillar-Cotter ha superato Frode Estil, ma sta andando Pietro perché per queste condizioni adesso poi la nevicata ha mollato un po'. Esatto, sta andando, e intanto vediamo Christian Zorzi che è nella zona del traguardo. Poi io me lo vedo Christian Zorzi che quando le cose hanno cominciato ad andare non per il verso giusto si sarà battuto sicuramente, come è un po' tipico suo, capace di esaltarsi in certe situazioni. Intanto Olsson, quarto posto per lui, per lo svedese. Arriva Ville Nousiainen, fa un tempo di poco inferiore a quello del atleta ipovedente Brian McKeever, questo al traguardo. McKeever aveva potuto approfittare a sua volta della poca neve durante il lunga parte del suo tragitto, della sua 15 km. Intanto Alexander Lekhov che prova a rimettersi in assetto da medaglia, non facile, ha un tempo grosso modo vicino a quello di Pietro Pillar-Cotter ai 9,5 km. Pillar-Cotter e qui Lekhov. Intanto è arrivato adesso Christian Zorzi. Christian Zorzi al traguardo è 44esimo con quasi 4 minuti di ritardo da Berger. Non ha neanche spinto granché, si vede che non è affaticato. Intanto si è formato un trenino. Se l'è presa comoda per un allenamento a un certo punto. Sì, si è formato un trenino, Pietro Pillar-Cotter, Frode Estil e un altro atleta dietro, se non è... Ma è lui che tira quel trenino. Esatto, lui tira il trenino e insomma... Quindi profittano gli altri. Cercano di sfruttare la scia. Frode Estil, eccolo qui il trenino di qui sopra. Pietro Pillar-Cotter arriva ai 13,2 km, sta recuperando a vista d'occhio rispetto alla zona podio, non rispetto a Lars Berger ma rispetto a Koschevo e Hellner, Eder, Karnejenka, proprio perché la nevicata ha lasciato andare, proprio perché a un certo punto hanno pattinato sciando sotto la stessa neve, tanto i primi che gli ultimi. Alle sue spalle Pietro ha il numero 102, alle sue spalle c'è col numero 109 proprio Ulener Bjørndalen. Settimo, cresce la sua prestazione, due poco avanti rispetto a lui, vediamo se riesce a fare il miracolo in questo tratto finale, perché sta andando benissimo Pietro, è in condizioni fisiche stupefacenti. Peccato, sì. È peccato che questi mondiali dal punto di vista individuale siano finiti con questa gara per lui, parlo dal punto di vista individuale perché poi nella staffetta giocheranno per vincere gli italiani. Ed eccoci a chilometri 9,5 con Berger, un vantaggio nettissimo. Pillar-Cotter al 15esimo 1,39, la zona podio è a 56 secondi, quindi mezzo minuto più in là. Göring poco avanti a lui, Shiriaev, gente di altissimo calibro. C'è Botko, è scivolato indietro nel tratto finale. Södergren anche dietro di lui. Poi ci sono quelli che si sono abbattuti e quelli invece che cocciutamente hanno continuato a provare a spingere fino in fondo. Teichmann, 30esimo, cioè, immaginare minuti. Che Antal possa essere davanti, con tutto il rispetto per tutti, ecco il neocampione del mondo. Con tutto il rispetto per tutti, che il romeno Zsolt Antal possa essere davanti a René Sommerfeld. Intanto è arrivato anche adesso Fabio Santos, in questo momento. Lars Berger si gode questo momento. Lui atleta del biathlon che sta per diventare ormai quasi certo campione del mondo dello sci di fondo. Intanto Jean-Marc Gaillard con un tempo di poco superiore a quello superiore a quello di Pietro Pillar-Cotter. Siamo ai 13,2 km, c'è ancora un tratto per Jean-Marc Gaillard. E sta per arrivare al traguardo anche Valerio Checchi. Tutta gente comunque, Valerio Checchi e C, tagliata fuori da piazzamenti tra i primi 10.
Tanto dalle parti di Elisabetta Caporale è arrivato Zorro Zorzi, avrà un diavolo per Capello, ma ne sentiremo di più. Tredicesimo posto per Jean-Marc Gaillard ai 13,2 km, il francese. Qui Pietro Pillar-Cotter è risalito fino al settimo posto e ha alcuni atleti vicino, potrebbe anche rimontare su Johannes Eder, potrebbe anche farcela nel chilometro 8 finale. Sarebbe una specie di piccolo grande miracolo per l'atleta di Sappada. Eccolo. No, sì. No, Giorgio Di Centra. Intanto però vedo che un altro che anche non si è lasciato prendere, insomma, dallo sconforto è, se non erro, Sommerfeld, il tedesco, perché lo vedo sciare abbastanza bene, ecco. Sì, alla fine si sono allenati i più. Franco. Sentiamo mentre sta per arrivare Giorgio Di Centra. È arrivato anche Fabio Santos, che è sedicesimo. Bella gara di Fabio Santos a 2,41 rispetto ovviamente ai suoi compagni di ritmo. Shiriaev è settimo a 13,2 km ed è un altro che con Pietro Pillar-Cotter può anche giocarsi in caso di un gran finale un posto sul podio. Intanto vediamo Giorgio Di Centra, tratto finale per lui e poi Elisabetta Caporale dopo il suo arrivo. Di Centra ha salvato la gara alla fine con questo tredicesimo posto, molto vicino a Cerepanov. Caporale. Sì, Cristian Zorzi, questa neve ha falsato questo tipo di gara. Sì, per quanto mi riguarda è tutto l'anno che continua a combattere con materiali durante la gara, con dei cambiamenti di clima durante le gare. E io purtroppo, avendo sci che l'altro giorno mi hanno aiutato sicuramente, perché erano in condizioni normali, però... Sta per arrivare Pietro Pillar-Cotter. In questo caso, come oggi, che è cambiato completamente il tempo, non c'è stato nulla da fare, me ne sono accorto subito. Dopo 2 chilometri le gambe sentivo subito che facevano male e i materiali si stavano infilando giù, quindi mi dispiace ancora una volta aver cannato, sbagliato una gara in cui potevo far bene per colpa di... Purtroppo non siamo ciclisti, che la ruota gira uguale per tutti. Vediamo questa ruota che gira con Pietro Pillar-Cotter. Pietro Pillar-Cotter, niente medaglia per lui, però si difende, davanti a lui c'è Peter Nordhug. Pietro Pillar-Cotter va al sesto posto, perde un posto per un secondo, butta giù la testa e fa capire quale sia il suo stato d'animo di questo momento. Per la zona podio serviva un tempo, alla fine Johannes Eder ha tirato e ha tenuto il ritmo. È attualmente sesto Pietro Pillar-Cotter, per il quarto posto 5 secondi che potevano anche essere recuperabili, non per le posizioni da podio. Incredibile podio del momento, che potrebbe essere anche, dovrebbe essere il podio di fine gara. Lars Berger, Norvegia, con 35 secondi di vantaggio sulle Anne Carney, questo Carneade, Bielorussia. Johannes Eder, che ha avuto un vantaggio dal partire con il numero 2, e sapete perché, da cosa gli è derivato questo vantaggio? Dall'essere stato squalificato per doping. A volte la sorte ti prende in giro o ti prende a schiaffi. Essere squalificato per doping per Johannes Eder gli ha permesso di essere qui grazie a una qualificazione della sua federazione dell'ultimo momento. È partito col 2 proprio perché non aveva risultati. Intanto il suo connazionale Christian Hoffmann con un piazzamento oltre il decimo. Caporale. Sì, Cristian Zorzi, eravate partiti con tutte altre attese, eravate in 5 grazie appunto all'essere campioni del mondo e potevate battervela quasi tutti per qualcosa di importante. Ma sì, è la gara che si dice più agli italiani. Noi eravamo 5 atleti, 5 papabili per un buon piazzamento, sia da podio che da primi 15, quindi eravamo sicuramente come squadra tra le favorite, però queste condizioni di tempo ci hanno un po' svantaggiato. C'è chi è riuscito a limitare i danni, come Pietro, come Santos, penso anche grazie un pochettino ai materiali. C'è gente invece che magari, io sicuramente avrò mollato anche un po' di testa, perché è tutto l'anno che combatto con condizioni del genere e sinceramente sono anche un po' stanco. Come hai fatto a mantenere la concentrazione? A te piace arrivare agli eventi all'ultimo momento. Qui invece hai fatto la gara sprint, è andata super bene, come abbiamo visto, un oro bellissimo a questa gara qui, però è passato del tempo. Come sei mantenuto la concentrazione, che poi è servita poco oggi? Ma sicuramente tenendomi informato con casa, con la mia famiglia, mi ha aiutato moltissimo. Sicuramente mi pesa, perché
restare via tutto questo tempo, specialmente per un appuntamento importante in cui la tensione è molto alta, mi pesa. Sto cercando di fare il possibile. Oggi sicuramente non mi ha dato una mano, però adesso vedremo prossimamente. Beh, ma ci avete raccontato tutto, ma non ci avete raccontato cosa sta per accadere a Cristian Zorzi, a casa Zorzi. Come? Non ci avete raccontato cosa sta per accadere a casa Zorzi, Cristian. Sì, diciamo, sì. Diciamo che anch'io ho un lieto evento, però è ancora nascosta, dovrebbe nascere la bambina, però fa fatica a uscire, spero che mi aspetti. Sappiamo già che si chiamerà Carolina, però. Sì, esatto, spero solo che mi aspetti, dai, così almeno festeggerò insieme anche alla futura bimba. E magari una seconda medaglia d'oro, con quella della staffetta 4x10, con quella della staffetta sprint. Intanto sta per arrivare Sergei Shiryaev, con un tempo molto vicino, superiore a quello di Killer Kotter, che alla fine è stato uno dei più veloci, proprio di quelli del gruppo dei forti. Shiryaev, eccolo qui. Volete aggiungere qualcosa? Toccavate ferro, mi pare. Esatto. Tocco ferro. Ciao Braghi, ciao. Ed ecco questo finale di Uleinar Bjørndalen. Dietro Piller Kotrar è sesto attualmente, con un quarto posto lì molto vicino a Johannes Eder, che porti a casa una medaglia di bronzo maturata in queste condizioni, ha veramente del fantascientifico. Intanto Uleinar Bjørndalen, gli ultimi metri per lui, che fa un tempo superiore a quello di Pietro Piller Kotrar. Finisce undicesimo Uleinar Bjørndalen, che comunque si è difeso pur dovendo lottare per lunghi chilometri contro la nevicata fortissima. Al traguardo allora, mentre Lekhoff è ancora per strada, vediamo se il suo tempo sarà inferiore a quello di Pietro Piller Kotrar. L'impressione che possa essere, sì, è di poco inferiore. Allora, al traguardo, Lars Berger, Norvegia, 35 secondi 8 di vantaggio su Leonid Karnejenko, Bielorussia. Johannes Eder, terzo, e questa è la cosa più buffa ed anche, se vogliamo, più comica. Tobias Angerer, intanto, alla transito ai 13,2 km. Poi gli italiani, sesto Pietro Piller Kotrar. Poi andiamo avanti, nel mezzo troviamo nomi importanti. Beh, si sono difesi i norvegesi, undicesimo e diciassettesimo, Uleinar Bjørndalen e Petter Northug. Parlo dei norvegesi partiti con i numeri da big, Tobias Angerer intanto. Andiamo a vedere gli altri italiani, diciottesimo Giorgio Di Centa, con un ritardo di, dov'è Giorgio? Di, allora, computer, mi segui o no? Di 2.23, 24esimo Fabio Santos con un ritardo di 2.41, Tobias Angerer, eccolo lì, con questo... va sul podio Tobias Angerer, mentre René Sommerfeld è 14esimo. Quindi Tobias Angerer, ultimo partito che ha potuto godere in coda di una situazione, a parte della sua forza, ma in coda di una situazione in cui la nevicata ha mollato, può andare a scalzare dal podio l'ex dopato Johannes Eder. E allora dicevo del piazzamento all'arrivo anche di Valerio Checchi, se lo troviamo, perché anche il computer sembra subire un po' il tempo, nevicata, vento. Hoffman intanto, 13esima piazza per lui, Zorzi è 62esimo, Checchi è... non lo trovo. Linea a voi, intanto faccio ordine. Fabio Santos, tutti abbastanza contrariati. Per non dir peggio, questa è una gara che poteva prendere tutta un'altra piega. Sì, esatto, era, diciamo, una delle gare a noi più propizie, però niente, la nevicata di oggi ha scombussolato un po' tutto e anche la gara magari è stata un po' falsata da questa nevicata un po' altalenante. La seconda di chi è partito prima o dopo, chiaramente è stata tutta un'altra gara da raccontare. Sì, esatto, i primi sono stati sicuramente più avvantaggiati, dopodiché la nevicata è arrivata, ha lasciato uno strato di neve fresca sulla pista, quindi è rallentata di parecchio, poi ha smesso ancora, la neve si è un po' mischiata nel frattempo, si è ancora velocizzata e un'altra piccola nevicata e adesso ha smesso. I sci andavano comunque? Sì, i miei sci andavano, sono quelli della Magda di ieri, infatti sono andato subito a chiederli in prestito, erano molto veloci durante le prove prima della gara e infatti penso che se restava comunque così avevo dei buoni sci, dopo certo con la nevicata hanno rallentato tutti. Anders Södergren al traguardo, Södergren con un tempo che sarà di un po' superiore a quello di Pietro Piller Kotrar, ma anche sopra il tempo di Shiryaev.
Södergren è decimo, ma l'attesa a questo punto è per Tobias Angerer, che potrebbe anche portare a casa la medaglia di bronzo. Al 13-2 un margine di 4 decimi su Johannes Eder. Eccolo qui il finale di Tobias Angerer, un margine di 4 decimi sul terzo. Johannes Eder in questo tratto finale sta spingendo in tutte le maniere, ha scavalcato Eder. Io penso che Angerer, Piller e l'altro tedesco sono stati più veloci nell'ultimo tratto e quindi e anche Göring. Sì, i tedeschi un po' tutti, Teichmann fa meglio di Göring e va al quarto posto, quindi grande Germania, Italia avvisata per la staffetta, un bel duello. E adesso l'attesa per Tobias Angerer, che è l'unico che possa togliere dal podio, o cambiarlo il podio, togliere dal podio Johannes Eder. Titolo a Lars Berger, argento a Lianet Karnejenka. Arriva anche col 119 Lekhoff, che si è difeso alla grande. Finisce fuori dal podio, Lekhoff. Terz'ultimo a partire, il penultimo a partire Vitoz si è arreso per strada. Lekhoff va al quinto posto. Tanto Angerer sta arrivando qui nella zona del traguardo, gli manca solo più la curva con la dirittura d'arrivo e insomma, potrebbe farcela, è lì per questioni di secondi. Sì. Ecco il lungo rettilineo, deve fare 36-48, oro e argento sono assegnati Lars Berger, Norvegia e Leanni. Karnejenko, Bielorussia, e questa è una sorpresissima. Io penso bielorusso che alla medaglia d'argento ce la faccia, e anche perché aveva gli ultimi riferimenti dei suoi tecnici qui a pochi. Sì, ce la fa per la medaglia. Guardo. Ce la fa, 36-48 e 3 da battere, ce la fa anche piuttosto relativamente nettamente. Bravo, e qui comunque si conclude questa gara dai risvolti incredibili, dalla nevicata che ha cambiato le carte in tavola in maniera incredibile. Ha vinto il biatleta della Norvegia Lars Berger, che prima di vincere un titolo mondiale individuale là, nel suo biathlon, l'ha vinto, eccolo qui, nello sci di fondo in una giornata strana, balorda, bizzarra, assurda, con la nevicata che ha cambiato davvero le carte in tavola e soprattutto i risultati. Vediamo tornare indietro, sembra quasi che se ne stesse andando, invece probabilmente come se... Allora, linea a voi, ricordo argento alla Bielorussia, Leanit Karnejenka, Tobias Angerer terzo, Piller Kotter decimo, il primo degli italiani a 1.24, vai. E qui con noi invece Giorgio di Centa. Giorgio, una gara con dei risvolti che non ci si aspettava, anche un podio che non ci si aspettava. È un peccato veramente, perché penso che più di qualcuno di noi stava bene oggi e avremmo potuto dimostrare tutt'altro risultato. Proprio a tre quarti gara, quando siamo partiti noi italiani, c'è stato un momento più intenso della nevicata. Com'era lì, com'era sciare in quella, vediamo una specie di tormenta, non era proprio una tormenta, ma tanta neve, il vento. Praticamente rispetto a quando ci siamo riscaldati, metà velocità, pensate un po'. Cioè la pista si è rallentata, una roba incredibile, solo adesso nel finale ritornava piano piano a velocizzarsi e mi sembra che Angerer abbia fatto un mezzo miracolo, ha preso una medaglia mi sembra. E quindi anche oggi purtroppo si sapeva che qui a Sapporo le condizioni possono cambiare anche radicalmente, non era previsto nemmeno e ci è venuto a fare questa sorpresa in negativo. Peccato, perché è un'altra gara andata, questa forse era una delle più gare per noi italiani, questa era la più papabile come medaglia, peccato. Il compito di rilanciare le attese per l'Italia, cosa ci si deve aspettare adesso? Beh, innanzitutto che nella staffetta, anche se cambierà il tempo, cambierà per tutti uguale, e questo spero che non sia un nostro svantaggio, ma per tutti se cambieranno le condizioni. Quindi si correrà sull'uomo, la fatica come al solito sarà classico, mantenere il più possibile il contatto con le nazioni più rischiose tipo Germania e Norvegia, sono le due più forti, anche la Russia. E poi a skating abbiamo visto che abbiamo uomini in forma, questa volta magari dovranno andare a recuperare, se nel classico perderemo qualcosina. Insomma, dobbiamo ancora aspettarci cose belle. Lo spero, me lo auguro, e le possibilità ce le abbiamo, dobbiamo solo crederci. Grazie Giorgio. Grazie Elisabetta, siamo in chiusura su Rai 3, andremo avanti ancora, quindi ti prego di tenere lì quanto più possibile altri atleti italiani, vedo il migliore oggi. Allora,
Oro all'Arsberger Norvegia, incredibile, ma soprattutto incredibile il secondo posto di Leonid Karnejenka Bielorussia. Terzo Tobias Angerer Germania, che ha salvato per qualche secondo la medaglia di bronzo, ma era arrabbiato come non mai perché probabilmente immaginava di poter oggi essere da medaglia d'oro. Quarto l'ex dopato, appena tornato dalla squalifica, austriaco Johannes Eder. Quinto tedesco Axel Teichmann, gli italiani. Decimo Pietro Piller-Kotter e poi più in là gli altri. 28, 34, 64, 70. Piazzamenti di Dicenta, Santos, Checchi e Zorzi. È tutto per...